Ciao a tutti, Giulino, sono Mario Giudice, bentornati e benvenuti in questo nuovissimo video qua sul mio canale. Oggi ragazzi andrò a fare il pre-partita della gara che si giocherà alle ore 14:30. Stiamo parlando ovviamente di LFR Reggio Calabria Trapani, gara malevole per l'undicesima giornata di campionato di Serie D Girone I. Appunto, il Trapani andrà a Reggio Calabria a sfidare la nuova regina e appunto una squadra che sappiamo essere stata costruita in ritardissimo, comunque però per vincere il campionato, anche se ha ottenuto qualche sconfitta con Siracusa e qualche pareggio con Acireale e San Luca, queste squadre qua. E appunto io, prima di iniziare con il video, vi invito a lasciare un bel mi piace e ad iscrivervi al canale, che è molto ma molto importante. Parto con leggervi la terna arbitrale a dirigere LFA Reggio Calabria Trapani in programma mercoledì 1 novembre 2023 presso lo stadio Ogranillo di Reggio Calabria e valevole per l'undicesima giornata del campionato di Serie D Girone I. Sarà Alessio Marra della sezione di Mantova, mentre gli assistenti saranno Ferdinando Savino e Giovanni Cianarella, entrambi di Napoli. Dunque, questa sarà la terna arbitrale. Invece vado a leggervi i convocati del Trapani. I convocati sono, convocati sono 23, appunto convocati da mister Alfio Torrisi, e sono Yukai, Tartaro e Cipri per quanto riguarda i portieri, mentre difensori Sabatino, Sparandeo, Morleo, Pino, Pipitone, Guerriero e Cristini, centrocampisti Crimi, Cangemi, Acquadro, Ba e attaccanti Marigosu, Cocco, Gagliardi, Mascali, Balla, Cragal, Bollino che ritorna, Oddo e infine Samaché. Adesso ragazzi io vado un po' a dirvi le altre gare che ci saranno oltre appunto a Reggio Calabria Trapani, perché ci sarà anche Canicattì Real Casalnuovo, Lamezia Terme Sant'Agata, Locri Acragas, San Cataldese Vibonese e Reggio Calabria Trapani. Tutte queste partite che vi ho detto adesso saranno alle 14:30, mentre Igea Virtus Castrovillari, Siracusa Licata e Acireale Ragusa, scusate, Igea Virtus Castrovillari e Siracusa Licata saranno alle 15, mentre Acireale Ragusa addirittura è stata posticipata alle 18. Andiamo un po' a leggere gli ultimi incontri delle due squadre, perché la Regina nelle ultime 5 partite ha ottenuto 2 vittorie con Gioiese e Lamezia Terme, 2 pareggi con Ragusa e Acireale e una sconfitta clamorosa con il Sant'Agata del Trapani. Neanche bisogno che ve lo dico, viene da 5 vittorie consecutive contro il Canicattì, contro il Locri, contro la San Cataldese sia in campionato che in coppa e contro l'Igea Virtus. Gli ultimi incontri testa a testa delle due squadre risalgono al 2018, quando finì 1-1 in casa loro e 3-0 in casa nostra. Poi sempre nella stagione del 2017 finì 2-1 per noi in casa loro, ricordo segnò Evacuo di testa dopo il loro gol sul rigore, e poi Scarsella, che adesso gioca al Vicenza, e appunto finì 2-1, mentre in casa nel 2017 finì 3-0 sempre per noi. E invece risalgono anche incontri addirittura quando le due squadre erano in Serie B. In casa del Trapani finì 4-0 con doppietta di Juricic, che adesso sappiamo bene sia il Verona, e in casa loro invece finì 1-1. Quindi insomma gli ultimi incontri tra le due squadre: in casa loro su 3 partite 2 pareggi e una vittoria per il Trapani, sicuramente sono a favore nostro, ma vedono sempre come risultato magari un po' più di riferimento il pareggio rispetto magari a una vittoria o del Trapani o della Regina. Però comunque speriamo oggi ovviamente possa vincere il Trapani. Andiamo a vedere la classifica, perché il Trapani è primo con 9 vittorie su 9, 26 gol fatti, 2 subiti, 27 punti, mentre la Regina è settima con
con 9 partite giocate, quindi come al Trapani, 11 gol fatti che sono pochi, 5 subiti che non sono tanti ma nemmeno pochi, e 15 punti fatti in 9 partite. Il miglior marcatore del Trapani sappiamo essere anche il migliore del campionato è Andrea Cocco con 7 gol, mentre il loro miglior marcatore è Antonino Barilla con 3 gol, tra l'altro ex della gara perché ha giocato con il Trapani dalla stagione 14-15 fino alla stagione 16-17 quando il Trapani retrocesse in Serie C. Quindi, io ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto, vi raccomando se fosse così lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale, non so ancora se questo pomeriggio ci sarà la live reaction, ma voi comunque state sempre connessi online sul canale perché così magari se ci sarà non ve la perderete e comunque potrete assistere alla mia live dove appunto andrò un po' a vedere la partita ovviamente con voi in live. Quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ragazzi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao!